Che schifo, facile indignarsi a parole, è più difficile far seguire a questa affermazione un gesto concreto per cambiare il corso degli eventi impegnandosi in prima persona. Parte da questa provocazione la campagna di comunicazione pensata per far crescere il numero dei volontari durante quest'anno di Padova, capitale europea del volontariato. La città verrà tappezzata di installazioni scioccanti, eccone alcune presentate al Caffè Pedrocchi dal presidente del Centro Servizi Volontariato di Padova. Diciamo forse si può anche pensare in un altro modo e lo facciamo proponendo il volontariato. Quindi questa è un modo, è un'immagine molto, molto precisa. Poi abbiamo un sito dedicato, su questo sito verranno raccolte storie di volontariato, storie di solidarietà, in modo tale che chi vuole approfondire può anche fare questa esperienza. I messaggi rimanderanno poi alla piattaforma cheschifo.it, che raccoglie invece storie quotidiane di volontariato e di straordinario impegno verso il prossimo. Sono partiti dalla voce della strada per trasformarla in positivo. Di fatto quello che vedrete sarà solo la parte di superficie e ci serve come gancio per portare le persone in ciò che è davvero il tema forte del volontariato, ovvero le persone di chi vive il volontariato tutti i giorni, che diciamo che è il secondo passaggio che farete andando su www.cheschifo.it, in cui raccogliamo e raccoglieremo sempre più testimonianze rispetto a questi temi. Pensare di indignarsi è una scelta, la via più facile, ma reagire e dedicarsi al volontariato solo per spirito di servizio è la scelta migliore, e questo verrà compreso venendo in contatto con l'esperienza di altri. Oltre alla campagna di comunicazione continuano le attività dedicate al terzo settore e dopo la visita a Padova di Sergio Mattarella all'inaugurazione della capitale europea del volontariato, presto arriveranno anche altri big della politica in città. Sicuramente il Presidente del Consiglio verrà a Padova prossimamente, adesso stiamo aspettando, però mi interessa molto di più il percorso in qualche modo di contaminazione che è partito nella nostra città, quindi questo laboratorio che parte da Padova, che si espanda in tutto il paese sulle cose che ci ha detto il Presidente della Repubblica.